Buongiorno a tutti, sono Marco Di Vita di investire.biz. Per il sito appunto di investire.biz mi occupo della sezione Forecaster Share System Live. Questa è la home page del sito. Mi trovate nei servizi premium, come appunto col mio servizio, vedete Forecaster Share System Live. Cliccando qui potete avere tutte le informazioni che vi servono, oppure nella sezione I nostri trader. Mi trovate qui in alto, secondo, il tempo di caricare la sezione. Ecco fatto, vedete, mi trovate qui, cliccate sul mio nome e avete tutte le informazioni che vi servono su di me, quello che faccio per investire.biz, insomma tutto quanto e tutti i miei articoli che potete andare a leggere. Bene, ma oggi non è né di me né del mio servizio che vi voglio parlare, ma è delle regole fondamentali, quelle maturate perlomeno dalla mia esperienza, che riguardano il trading, sia regole di carattere generale che regole anche specifiche per chi opera con l'utilizzo del Forecaster. Forecaster, che ricordiamo, è un software di previsione dei mercati finanziari. Dunque, quindi direi di non perdere tempo e di passare subito alla prima regola. Fare trading non è un gioco, ma richiede tempo, impegno ed una pazienza infinita. Ad imparare a costruire guadagni concreti non richiede giorni o mesi, ma anni. Perché dico questo? Soprattutto per chi inizia a fare trading. Si parte a fare trading e si pensa che sia sempre tutto facile, perché magari si inizia già con dei buoni guadagni, dopo però si inizia a perdere, si pensa ma forse il gioco non vale la candela, molti abbandonano lasciando indietro delle perdite. Ma sono proprio le perdite, sembra un paradosso, che ci aiutano in che modo? A imparare. Perché nel trading, più che in qualsiasi altra materia, si impara soprattutto dagli errori. Vado più nello specifico, per questo userò una piattaforma demo. Si è portati a pensare a volte che si possano fare guadagni facili con il trading. Ad esempio, se io dovessi prendere, supponiamo, un USD/Yen e aprire una posizione, dunque, innanzitutto prendo una posizione, guardate, con ad esempio un lotto, un mini lotto, per ogni movimento che farà il cambio sarò pagato di un dollaro a punto. Se lo farò con 10 sarò pagato di 10 dollari appunto, scusate, di 10.000 yen mi sembra appunto, o comunque questo tipo di informazioni le trovate qui nei dettagli operativi, vedete, valore di un pip 0,01 eccetera eccetera. Comunque, però a questo punto, cosa succede? Quando si è neofiti, quando si inizia a fare trading, si pensa: ah, io lo faccio con 100, cavolo, vai in quella direzione lì, prendo una botta di soldi e nel giro di un anno io cambio vita e divento ricco. Ok, però se il trend va nella direzione sbagliata, allora facciamo una prova ora. Io compro con 100 mini lotti, ok? Apro la mia operazione. Ok, guardate. Guardate, basta che si muova di pochissimi punti il cambio, guardate. Qua sto già guadagnando addirittura, guardate, 3 punti, 4 punti, guardate, 40.000 yen. Questi sono 300-350 euro già di guadagno. Questo l'abbiamo fatto in 2 secondi, guardate qua che roba. Ok? In questo caso, questo è un caso, è proprio un caso estremo in cui le cose sono andate bene. Io potrei chiudere ora l'operazione e avrei, guardate, addirittura una cosa tipo 600 euro, guardate, in pochi secondi, ok. Ma guardate, se io avessi perso, in questo caso avrei perso 500-600 euro in pochi secondi. Questo è stato assolutamente, assolutamente un caso che le cose siano andate così. Non fateli assolutamente, perché si distrugge il conto veramente in pochissimo tempo, ok? Bene, intanto questa chiudiamola perché non ci serve. Ok, non riesco a chiudere, non so perché. Bene, niente,
lasciamola lì. Ah, vedete il tradotto in franchi svizzeri, questo è un conto demo in franchi svizzeri, è di circa 300 franchi adesso, in pochi secondi. Ok, comunque lasciamola lì, non ci interessa, era solo un esempio. Torniamo alle nostre regole. Regola numero 2: fare trading e operare quando le probabilità ci portano in una direzione. Cioè, noi abbiamo, supponiamo di avere un grafico, ok, dove facciamo un tipo di analisi tecnica oppure macroeconomica o di qualsiasi altro genere. Noi siamo qui, non sappiamo se dobbiamo andare al rialzo o al ribasso. Ci sono probabilità che questo cross vada al rialzo? Ma non lo so. Ci sono probabilità che vada al ribasso? No. Le probabilità non portano né in una direzione né in un'altra. Allora, che cosa facciamo in questo caso? Non facciamo nulla. Non si fa trading, ok? Semplicemente. Quindi passiamo alla terza regola. Nel trading i guadagni derivano anche dalle non perdite, quindi è meglio un mancato guadagno che una perdita. Che cosa vuol dire? Io in questo caso avrei potuto decidere, ad esempio, di operare lo stesso, ok? Ma perché prendere un rischio quando in realtà sarà molto probabile che io andrò a perdere dei soldi? Non facendo nulla, io sto già in un certo senso incrementando il mio conto. Supponiamo di avere un conto di, io ora do una cifra assolutamente casuale, di 9.000 euro, ok? Di 9.000 euro, potrei rischiare, non so, di perdere 300 euro e avere 8.700 euro. Come decidere di non fare nulla e mantenere il mio conto a 9.000 euro? Perché i guadagni sono fatti anche di non perdite. Ricordate bene questo. Sembra una regola banale, ma è una cosa molto importante. Regola numero 4: si apre una posizione quando c'è la consapevolezza che, anche se va male, era comunque un'operazione sensata. Questo che cosa significa? Supponiamo che questo grafico, che io ho disegnato, questo grafico assolutamente casuale che io ho disegnato manualmente, sia un grafico, non so, sull'euro-dollaro. Ok? Noi qui abbiamo la nostra trend line che segue i prezzi, che supporta i prezzi. È sensato pensare, molto sensato pensare, che da qui, da questo punto, i prezzi possano ripartire verso l'alto. Poi c'è in atto una politica, supponiamo svalutativa nei confronti del dollaro americano, quindi euro più forte del dollaro, e secondo stagionalità, secondo l'analisi fatta con il forecaster ci indica, la stagionalità ci indica che i prezzi devono salire. Ok, la facciamo, questa è un'operazione sensata. Poi cosa succede? Che i prezzi fanno questo e poi improvvisamente scendono, l'operazione va male. Non importa, non abbiamo fatto un azzardo, ma abbiamo fatto una cosa assolutamente sensata. L'operazione è andata male, ma noi abbiamo agito secondo le informazioni che avevamo a disposizione. Le informazioni erano corrette, ma l'operazione è andata comunque male. Su questo non dobbiamo assolutamente rimproverarci nulla. Fa parte del trading. Purtroppo ci sono anche le perdite. Regola numero 5: si vende sulla forza e si compra sulla debolezza. Che cosa vuol dire? Questa è una cosa che mentalmente è molto difficile. Cosa significa? Allora, in questo strumento, ad esempio, in questo movimento di questo, supponiamo, cross valutario o materia prima o qualsiasi altro tipo di mercato, vediamo che c'è stato un forte trend al rialzo, ok? Da qui siamo qui, ok?
Mentalmente è molto difficile pensare che, supponiamo, questo trend, questo cross valutario o questo mercato abbia incontrato una resistenza. È molto difficile pensare, dopo un movimento del genere al rialzo, di doversi mettere al ribasso in questo punto. Ok? Ma è proprio sulla forza che si vende e sulla debolezza che si compra. Perché? Perché per poter ribassare i prezzi devono prima salire e viceversa. Ok? Mentalmente è molto difficile perché quando un cross va in una direzione si è portati a pensare, ok, questo sale, quindi compro. Guardate, con tutta questa forza e questo movimento al rialzo, io qui sono portato a pensare di dover comprare. Cosa succede? I prezzi incontrano una resistenza e c'è un forte storno. L'operazione va male. Mentalmente è molto difficile, ma bisogna comprare sulla debolezza e vendere sulla forza. Ok? Andiamo avanti con le nostre regole. Regola numero 6. Quando i guadagni rientrano nelle ore serali, niente panico perché non c'è candela senza ombra. Questo che cosa significa? Per questo esempio vado a prendere un grafico reale. Ok? Allora, la candela è fatta, per chi non lo sa, di un corpo, cioè l'orario in cui apre e in cui chiude il movimento in giornata. In questo caso in giornata perché è un grafico a time frame giornaliero. E poi c'è un'ombra, che è il massimo o il minimo del prezzo che ha raggiunto in giornata. Ok? Voi vedete in questo grafico una candela senza ombra? No, non c'è una candela senza ombra. Ok? Quindi, come abbiamo letto, quando i guadagni rientrano nelle ore serali, niente panico perché non c'è candela senza ombra. Questo che cosa vuol dire in concreto? Che supponiamo che, prendiamo questo caso, la candela ha un'ombra molto pronunciata. Noi siamo entrati al ribasso qua in alto, ok? I prezzi scendono, 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 verso sera, le 18, le 19 di sera o 17 si trovano in questo punto. Abbiamo realizzato un bel profitto. Guardate che cosa succede. I prezzi tornano indietro e noi abbiamo dimezzato il nostro guadagno. A questo punto viene il panico e diciamo, cavolo però, se io avessi chiuso la posizione quando i prezzi erano così tanto giù, a quest'ora avrei il doppio del guadagno. No, noi abbiamo messo a punto la nostra strategia, siamo entrati qua perché credevamo di arrivare qui sotto o qui, l'operazione si tiene. È normale che la sera i guadagni rientrino, succede sempre, succede praticamente sempre, perché non esiste candela senza una ombra, vedete? Come per le candele al ribasso, come per le candele verdi al rialzo. Ok? E qui la spiegazione tecnica è molto semplice. Regola numero 7. Non si aprono mai operazioni prima di un evento importante, ma si tengono solo quelle di medio e lungo periodo. Che cosa significa questo? Dunque, allora, scusate un secondo che cancello. Dunque, supponiamo di aver aperto un'operazione al ribasso, ok? Su uno strumento. Allora noi entriamo qui, si scende, i prezzi vanno nella direzione corretta, noi miriamo ad arrivare qui. Ok? Abbiamo messo a punto una strategia, secondo analisi tecnica fondamentale e stagionale, il tutto ci porta i prezzi in questo punto, ok? Che cosa succede? C'è un grande evento, non so, in questo periodo. Parla il governatore della Banca Centrale, il presidente della Banca Centrale Europea, Draghi, oppure la governatrice della Federal Reserve, la Banca Centrale Statunitense. I prezzi si muoveranno molto in questo punto. Allora, non si entra mai con un'operazione prima di questo evento. Okay. Perché nessuno in realtà sa se i prezzi andranno verso l'alto,
o se andranno verso il basso. In questi casi è difficilissimo fare dei pronostici e il 99% delle volte, quando si fanno questi tentativi, si perdono soldi. In quale caso si tiene aperta un'operazione? Nel caso noi abbiamo aperto qui e miriamo ad arrivare qui. Perché? Perché supponiamo, quando arriviamo qui con i prezzi, ci sia un movimento dovuto a questo evento al rialzo, non importa, noi restiamo comunque dentro l'operazione, anzi questo diventa occasione per poter incrementare la nostra posizione al ribasso e poi i prezzi naturalmente teoricamente dovrebbero proseguire la loro corsa. Ok? Quindi, come ho scritto nella regola numero 7, non si aprono mai operazioni prima di un evento importante, ma si tengono solo quelle di medio-lungo periodo. Ok? Regola numero 8. Non c'è obbligo di dover operare su tutti gli strumenti, ma si possono aumentare le size su trade con più alte probabilità di riuscita. Questo che cosa significa? Allora, supponiamo che io abbia a disposizione o voglia io per mia scelta personale operare su dei cross valutari diversi che possono essere ad esempio l'euro dollaro oppure il dollaro australiano contro il dollaro americano, quindi AUD USD. Oppure il dollaro americano contro lo yen, ok? Oppure anche, non so, la sterlina inglese contro, supponiamo, il dollaro australiano, GBP, AUD, ok? In realtà gli strumenti, sappiamo, nei mercati finanziari sono decine di migliaia, ok? Ma allora, qui abbiamo buone probabilità di riuscita, cioè ci sono buone probabilità che l'operazione che noi vogliamo impostare su questo cross vada a buon fine, ok? Su quest'altro invece le probabilità sono scarse, ok? Su quest'altro strumento anche, ok? Mentre sul GBP AUD ci sono buone probabilità che l'operazione da noi impostata o l'operativo di operatività che vogliamo fare vada a buon fine. Che cosa facciamo? Semplicemente lasciamo perdere questi oppure utilizziamo delle piccole size su questi strumenti dove ci sono meno probabilità e le aumentiamo su questi. Perché questo? Perché a volte non c'è l'obbligo di dover operare su tutti gli strumenti per forza, nessuno ci obbliga. Il conto è nostro, la piattaforma la gestiamo come vogliamo noi, decidiamo noi. Quindi non siamo obbligati ad agire su tutti questi strumenti. Possiamo anche decidere di operare solo sull'euro-dollaro, ad esempio sul GBP-AUD. Però per il conto che noi abbiamo, supponiamo di avere un conto ben capitalizzato, un conto con un bel po' di soldi, ed è troppo poco operare solo su questi strumenti. Allora che cosa facciamo? Semplicemente avevamo previsto di fare, non so, io suppongo, due contratti, qua uno e qua uno e qua due. Semplicemente questi li lasciamo perdere, magari facciamo solo questo su questo e aumentiamo a tre contratti lo strumento sul quale ci sono più probabilità, ad esempio l'euro-dollaro. Ok? Bene, continuiamo con le nostre regole. Regola numero 9, siamo quasi al termine. Quando è previsto un ritracciamento di modesta entità sull'inversione di un trend in cui si è riusciti a entrare fin dall'inizio, si chiude l'operazione e si inizia a costruire quella successiva. Qui vado sul grafico reale perché ho un esempio concreto da spiegare. L'errore che è stato fatto proprio da me sul dollaro australiano-dollaro americano, che
che cosa è successo? Siamo entrati su questo ribasso a buonissimi livelli, cioè qui in alto, a 0,77. Ok, guardate che bel ribasso. Abbiamo incrementato poi le posizioni ancora. Qui, in questi punti. Ok? Cos'è successo? Gli strumenti in nostro possesso prevedevano un arrivo dei prezzi in area 0,70. Ok? Siamo arrivati a 0,71, guardate, e 60. Mancavano solo 160 pip e ne abbiamo realizzati ben 500. Qua si prevedeva un ulteriore ribasso, ok? In questa direzione, da qui. Scusate, questo. Perché rischiare alla fine di tutto questo movimento per prendere 160 pip, perché rischiarne 500? Poi le operazioni sono state chiuse in profitto, ma l'abbiamo pagata salata, almeno io personalmente l'ho pagata salata, l'ho pagato salato questo errore. Qui si poteva chiudere e già incrementare con le nuove posizioni, perché il forecaster da qui prevedeva che il trend si fermasse e ripartisse al rialzo. Ok, quindi si poteva iniziare a incrementare da qui. Se il cross sarebbe poi sceso, incrementare qui o eventualmente anche più in basso, per poi andare a prendere il rialzo, che poi effettivamente è avvenuto. Ok. Ma questo come si fa a sapere? Naturalmente questo solo se si seguono le previsioni fatte con il forecaster, perché solo il forecaster ci può dire questo. Ok? Noi questo l'abbiamo fatto in funzione di quello che ci indicava il forecaster, per questo siamo riusciti a entrare qui in alto, su questo forte ribasso. Regola numero 10, ultima regola. Verso la fine di una lateralità non si opera mai contro la direzione in cui è previsto che esplodano i prezzi. Che cosa significa? Questa è un'altra regola che riguarda l'operatività per chi utilizza il forecaster. Cosa vuol dire? Allora, supponiamo che il forecaster ci dia un'indicazione di questo tipo, cioè preveda un movimento di prezzi di questo tipo. Ok? Una lateralità. Ok? E poi un'esplosione dei prezzi verso l'alto. Ok? Allora, quando siamo ancora a debita distanza da questa partenza prevista verso l'alto dei prezzi, possiamo sì tentare gli short da questi punti. Ok? Ma una cosa che non va mai, mai fatta è cercare lo short in questo ultimo movimento al ribasso. Perché potrebbe anche accadere che i prezzi facciano solo un piccolo storno qui e poi ripartano al rialzo. In questo caso che cosa succederebbe? Una cosa molto, molto grave. Che prenderemmo lo stop e in più saremmo fuori da tutto questo movimento al rialzo, e questo movimento al rialzo sono tanti soldi. Quindi, come ci si comporta quando ci si avvicina alla fine di un movimento? Si va long su un ulteriore ultimo ribasso, si incrementa il long per andare a prendere questo movimento. Bene, spero che abbiate trovato le regole che sono maturate dalla mia esperienza nel trading interessanti, spero che vi possano essere utili, soprattutto che per chi inizia ad entrare oggi nel mondo, in questo pazzo affascinante mondo del trading, spero di esservi stato utile. Io vi saluto e ci aggiorniamo al prossimo video. Ciao ciao a tutti!